Parlare appunto della carità, della misericordia, della bellezza. 26 marzo 2015, Città del Vaticano. Benvenuti, questa è la casa di tutti. Sono passate da poco le 5 del pomeriggio quando Papa Francesco, a sorpresa, si affaccia sulla soglia della Cappella Sistina ad accogliere i suoi ospiti. Dalla parete di fondo c'è un Cristo di Michelangelo che alza il braccio a separare i salvati e i sommersi, ed è la prima volta che lo vedono. I 150 clochard che vivono intorno a San Pietro hanno uno sguardo che brilla di stupore, alzano gli occhi e vedono la creazione di Adamo, si voltano dall'altra parte ed ecco il pontefice che sorride. Si avvicina per salutarmi ad uno e dice: per favore pregate per me, ho bisogno della preghiera di persone come voi. Papa Francesco ha fatto recapitare ai 150 senza tetto un invito perché potessero entrare nella Cappella Sistina da soli, come ospiti privilegiati, senza nessun altro, con il capolavoro di Michelangelo esclusivamente per loro. E questa è l'intuizione di una ottava opera di misericordia, corporale e spirituale insieme, regalare agli occhi dei poveri la visione di uno dei luoghi più belli del mondo. E al loro cuore regalare il brivido dello stupore per potersi emozionare e godere. Francesco, con uno dei suoi gesti spiazzanti e creativi, ha voluto offrire ai bisognosi la carità della bellezza e della cultura, non solo quella del pane e del vestito, dare da mangiare bellezza e dignità. Grande cosa, perché non si vive di solo pane, ma anche senza tempo. Soprattutto loro, i barboni, devono poter godere della bellezza custodita per tutta l'umanità. Dai Musei Vaticani. E prima di benedirli, Papa Francesco ha detto: questa è una piccola carezza. Il Signore vi aiuti nel cammino della vita e vi faccia sentire sempre il suo amore tenero, avere il punto, ma lottare contro. Ora, questa cultura della bellezza è una virtù metropolitana. Prenderci cura della bellezza della casa, del paese, del quartiere, della città, del paesaggio. E questo a partire dalle piccole cose, dalle cartacce a terra, dallo sporco. Opporci alla trascuratezza, prenderci cura delle cose. Noi costruiamo le città, ma poi sono le città che ci lavorano e ci costruiscono. Questo può piacere nel centro della città, dei piccoli raccoglitori di immondizia con su scritto che il centro è casa tua. Ecco, tienilo con cura, perché scrive Francesco nel Laudato Si, testo meraviglioso da leggere, se avete due soldi da lasciar giù in una libreria, è un testo che fa danzare i sogni. Scrive a proposito della cura per la nostra casa comune, che quando alcune persone si preoccupano di proteggere, abbellire, migliorare un luogo pubblico, intorno a loro si sviluppano o si recuperano legami e sorge un nuovo tessuto sociale. Sono gesti di amore sociale. Prendersi cura del bello è esercizio di carità, quindi di misericordia, e risponde alla nostra vocazione. Laudato Si 231. Vedete allora che la guerra al brutto e alla insensibilità è un fatto non semplicemente culturale e estetico, ma è un fatto politico e civile. La mancanza di gusto non è semplicemente un fatto estetico, ma è un fatto morale. Il brutto realizza, rende oggettivo un animo avido e meschino, senza slancio. Allora noi sappiamo che la bellezza non farà mai le rivoluzioni, ma viene il momento in cui le rivoluzioni hanno bisogno della bellezza. Per lottare sempre il coraggio. Un grande cuore viene prima di tutto,
senza coraggio non può nascere dentro di noi qualcosa, qualcuno, un guerriero che si opponga al male o al brutto. Ma la forza contro questa mancanza di energia che ci prende spesso, che non ci fa agire, la forza contro la pigrizia e la rassegnazione, da dove può venire? La risposta sorprendente di San Tommaso è questa: l'accidia, cioè la svogliatezza, la non voglia, l'accidia è sconfitta dalla contemplazione della bellezza del mondo. La contemplazione che sconfigge la nostra debolezza. Sì, ma che cosa è bella? Allora, ricordo il detto della poetessa greca Saffo, in un suo verso famoso scrive: la cosa più bella, io dico, chi uno ama. Colui che tu ami è la cosa più bella. Allora, la legge primitiva della bellezza, la regola, il nomos della bellezza è nell'atto d'amore. L'atto d'amore è sempre bello. La bellezza non è la bella rappresentazione della realtà come una bella foto, un bel ritratto, ma è la raffigurazione di una realtà bella, non la bella rappresentazione della realtà, ma la rappresentazione di una realtà bella, cioè di un amore. Guardate, il crocifisso coperto di sangue non è bello, ma è la figura di una realtà bella, è la cifra della realtà più bella di Dio, un amore fino a morirne. La realtà imbruttita, cioè il corpo martoriato e piagato del crocifisso, può essere anche la forma più alta dello splendore del bello. Con che cosa mi seduce Dio? Con la sua onnipotenza, con l'onniscienza, la perfezione, la sua eternità? No. Con il fatto che separerà i buoni dai cattivi? No. Mi seduce con la bellezza di Cristo, la bellezza dell'atto d'amore. E la suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla croce, dove il Figlio di Dio si è lasciato contenere nell'infinitamente piccolo quel poco di legno e di terra che bastavano per morire.